chiama Monte Bramma. Alessandro Usai, cosa ci restituisce quest'anno Monte Bramma? Quest'anno Monte Bramma ci restituisce finalmente qualche indizio su un punto interrogativo che avevano da 40 anni, e cioè il dosso del terreno, che sta a circa 60 metri a ovest della necropoli, che era un punto che aveva sempre attratto la curiosità degli archeologi, ma che non era stato mai indagato. Finalmente è arrivato questo momento. Avevamo idea che ci fosse un rudere, suggerito dalla presenza appunto di questo dosso e del pietrame sciolto sovrastante, e in effetti ha sporcato tutto questo gran cumulo di terra e le pietre sciolte, è emerso un tratto di muro, o forse due tratti di muro in basalto con degli elementi inseriti in arenaria. La situazione è ancora molto difficile da chiarire, da interpretare, e quindi non possiamo ancora dire di cosa si tratti, però sicuramente si tratta di una struttura nuragica, perché tutto il materiale archeologico, le ceramiche, i cocci, insomma, sono dell'epoca nuragica, dello stesso periodo delle tombe. Che coerenza c'è fra le tombe e questo muro? Siamo nello stesso periodo, grosso modo, non è che possiamo dire esattamente il giorno, il mese e l'anno, ma il periodo è lo stesso, della fase archeologica più tarda, della prima età del ferro, e la presenza di questi elementi in una fascia di terreno abbastanza ristretta fa presupporre che ci sia anche una coerenza funzionale, una connessione funzionale. Però questo è impossibile definirlo adesso, perché non abbiamo elementi. Quanto durerà lo scavo e per quanto tempo? Questa fase ormai è la fase conclusiva dei lavori dell'anno scorso, quindi stiamo spendendo gli ultimi soldi. Contiamo comunque di terminare in breve tempo, non abbiamo grande disponibilità. Poi abbiamo programmi successivi, sia con qualche fondo ministeriale della soprintendenza per fare dei saggi esplorativi, e sia la ripresa delle indagini programmate da tempo con l'università nella zona della necropoli. Sono due scavi diversi, dunque? Sono due scavi diversi perché ci sono progetti diversi, e quindi seguiamo per ogni progetto la linea che è stata scelta. Ha una sua storiografia ereditata questa parte di scavo, e ha un proseguo oltre la recinzione? Dunque, storiografia ereditata, ripeto, gli archeologi si erano sempre incuriositi, no? E quindi io, venendo qui già dagli anni 90 con Carlo Tronchetti, per esempio, con Giuseppe Azzori, e mi avevano sempre indicato questo punto come un punto curioso, in effetti appunto è così, ma la storiografia non ce n'è propriamente, non è stato mai citato, mai descritto questo punto, la prima volta che veramente ci mettiamo le mani sopra.